Eccoci qua, domenica scorsa sulle Dolomiti di Sesto a fare la Croda Rossa di Sesto e oggi si va a fare la ferrata del Piz Trova 1. Prendiamo la funivia del Diavolezza, ci porta a 2978, poi si scende un po' e poi si attacca la ferrata dopo 20 minuti. Il panorama dovrebbe essere grandioso e va bene, ci togliamo anche questo sfizio. E vabbè, già da qua il panorama è una cosa da pazzi. Il Piz Trova è questo qui e le ferrate sono lì. Siamo sul sentiero che conduce all'attacco della ferrata, serraccata impressionante che viene giù dal Piz Palù, eppure una volta doveva essere ancora più impressionante. Questo è il Piz Trova. Ok, ci siamo all'attacco, in realtà sono un po' più di 20 minuti, vabbè io ho fatto un po' una deviazione per la foga, ma primo tratto attrezzato, si va su di qua. Partono tutte e due e poi a un certo punto si dividono. Noi staremo a sinistra. Ok, siamo alla prima scala e poi staffe, 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 staffe. Let's go! Scaletta con coda di famigliola. Complimenti. E qui è l'arrivo della funivia. Questo è il sottoscritto. Allora, questi sono fatti dalla Kong, Monte Marenzo, Lecco, quindi in Italia, ma sulle ferrate italiane non li ho mai visti e sono una cosa comunque intelligente perché in caso di caduta non ci si, i moschettoni si arrestano contro un cono di gomma. Vabbè. Qui c'è la deviazione per la Trovat 2 e noi invece andiamo a sinistra per la Trovat 1. Guardate che posto pazzesco, pazzesco, si sente il rombo del torrente. Yeah, yeah, sì, it's vertical with some more than vertical pieces. So you have to work a lot with the strength of your arms. Yeah. E scricchiola pure, inquietante. Vabbè. Ok, siamo sulla cima del Piz Trova, abbiamo fatto la ferrata del Piz Trova 1, guardate che razza di panorama, è pazzesco, Bernina lì in fondo con la Biancograd, Spalù, Rosek, incredibile. Vabbè, se la prendono a ridere, si tirano la neve, voglia d'inverno. Va bene, questo è il nevaio di discesa, speriamo bene, dicono che la discesa sia un pelo insidiosa, siamo con un bel nevaio, va?
nel dubbio. Ok, bisogna ritornare laggiù. Questo qui è il Piz Langward che abbiamo fatto l'anno scorso. Direi che è abbastanza una cazzata. Si arriva alla sella e poi vabbè, niente, si va giù. Almeno questa prima parte, no, lì c'è un tratto in cengia, sembra forse un po' esposto, ma vabbè, non mi sembra una situazione drammatica. Ce la possiamo fare. Questo è il versante di discesa, tutto sfasciumi, ma devo dire che assolutamente niente di pericoloso come descritto dalle varie descrizioni. Piz Palù, bello. Qua spunta il Bernina sopra queste rocce con la Biancograt in bella evidenza. E vabbè, che posti, ragazzi. Allora, il sentiero di ritorno e sotto questi ghiacciai pazzeschi. Io vi saluto, ciao Bernina, ciao Piz Palù. Vabbè, qui di cime ce ne sono un'infinità, poi ricostruirò un po' il tutto e niente, bello, merita, venite, ciao.